Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Professore, sicuramente il mondo guarda in maniera diversa al processo Eichmann, al suo arresto, alla sua condanna. Con favore il mondo occidentale, il blocco sovietico, diciamo con una diversa immagine il mondo arabo. E questa è una nota che ci troviamo a fare anche in queste settimane di nuovo conflitto arabo-israeliano, perché la Shoah da noi in Occidente è la sintesi perfetta del crimine più terribile e non lo è per un'altra parte del mondo. È giusto fare questa riflessione? Le viene questa riflessione in queste settimane? È certo che è giusto fare questa riflessione, è una cosa tremenda, no? Una cosa tremenda che una parte così cospicua del mondo, quantitativamente ma anche qualitativamente, insomma, la grande civiltà islamica, le grandi civiltà islamiche, sunnite, sciite, eccetera, non condividano con noi questo orrore, che poi andrebbe spiegato, eccetera, storicamente, culturalmente, dello sterminio nazista. Cioè è tremendo, no? Dovrebbe farci tremare questo, è evidente, e soprattutto interrogarci sulle cause di questo. Com'è possibile che appunto grandi civiltà come quelle islamiche non condividano questo orrore? Dipende da noi, dipende dalle nostre sciagurate politiche, dipende dal modo in cui noi ci siamo confrontati con queste civiltà, no? Mi pare del tutto evidente. Dipende dal fatto che non siamo ancora riusciti dopo 70 anni, 80 anni a risolvere la questione del rapporto tra Israele e Palestina. Ripeto, dipende dalle guerre che abbiamo fatto, l'Iraq, cioè dipende da una serie infinita di fattori che hanno leso forse irrimediabilmente i nostri rapporti con le civiltà islamiche. E questo è drammatico. Che non ci sia una memoria collettiva, un giudizio di memoria collettiva condiviso, dipende da delle scelte in realtà ben più contemporanee. Certo, evidente, no? È evidente. Come si spiega diversamente? Come si spiega che non siamo riusciti a spiegare e a far comprendere l'orrore di quello che è successo per colpa occidentale, nostra? Perché noi dimentichiamo che due guerre mondiali sono state il grazioso frutto di noi europei, e non sono stati gli indiani, non sono stati gli arabi, non sono stati a scatenare due guerre mondiali, siamo stati noi europei. Ma ci rendiamo conto di questo? Noi europei. Il nazismo non è piovuto da Marte, è un prodotto nostro, europeo, è chiaro il concetto, è che noi siamo riusciti a capire, cioè a fare un'autocritica di fronte al mondo, a dire noi europei vi abbiamo condannato a queste tragedie e adesso insieme cerchiamo di ricostruire un nomos della terra, un insieme di patti, di intese che possa garantire veramente una pace duratura. E chi doveva riuscire a questo se non noi europei, che abbiamo scatenato due tragedie mondiali che il mondo non aveva mai conosciuto prima e che speriamo mai conoscerà domani? Io recupero.